Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Bentrovati a tutti voi, carissimi figlioli di Radio Domina. Siamo in pieno clima di Avvento, siamo nella seconda settimana di Avvento e ci prepariamo al Natale, e però le questioni in campo sono abbastanza scottanti. Il titolo di questa catechesi, che però è un po', come ho annunciato, è la seconda parte di quella tenuta, dunque mi pare 2 sere fa, è il seguente: l'odio e l'indifferenza per Papa Benedetto XVI, e poi un po' sottotitolo: la questione della rugiada, quello che per ora tiene banco, sebbene ci siano tentativi da parte dei vigili del fuoco ecclesiastici di, come hanno fatto per 50 anni, di far finta di nulla, che tutto è a posto e la Chiesa si sta liquefacendo, e l'omertà condivisa. Parto da una, diciamo, situazione che si è creata, che mi hanno fatto vedere nei giorni scorsi. Nei giorni scorsi, esattamente l'8 dicembre, si è tenuta a Roma la processione della Madonna Immacolata. Questa sera parlo con un po' di dolore perché noi del piccolo resto siamo chiamati a condividere il dolore e la sofferenza di Papa Benedetto XVI. Lo hanno lasciato tutti solo. Lo hanno lasciato tutti solo il Papa regnante, perché questa è la sfida. Chi è il Papa oggi tra i due? Questo è il banco di prova e tutti lo hanno lasciato solo Papa Benedetto, ma noi no. E proprio perché non lo lasciamo solo, il sottoscritto, vi leggo, soggetto al di fuori di ogni dottrinale equilibrio, squilibrato, non va preso sul serio, ma per il culo. No, eretico scomunicato, eretico guru, faccio una sintesi, fagocita le persone nel vortice dei suoi squilibri ereticali, galletto impazzito che strepita, galletto del pollaio eretico, fuori dal reale e dall'equilibrio. Questo è un sacerdote, sono sacerdoti che scrivono. Questo è Don Ariel, come avrete capito, ma non è solo. C'è anche, per esempio, un tale Don Silvano Corsi. Don Alessandro ha creato dei non cristiani e dei non cattolici. Che il Signore lo perdoni. Don Morselli, che non ha il coraggio, almeno gli altri sì, di nominarmi testualmente, scrive che faccio terrorismo psicologico a proposito della questione, della sostituzione, come è stata annunciata, della persona dello Spirito Santo con la rugiada. Dunque, io ho capito, figlioli cari, questa sera questo voglio dire: Papa Benedetto lo hanno abbandonato tutti. E proprio perché noi non lo abbandoniamo, perché io sono l'unico prete che è non, in Italia, che dico che il Papa, trovatemene un altro, che dico che il, e lo dico apertamente, questi preti si sentono rimproverati in coscienza e quindi mi attaccano. Papa Benedetto è stato lasciato solo. Immaginate voi se oggi dovesse succedere come è accaduto, il 20 novembre 2007 alla Sapienza di Roma, all'università, che non lo hanno fatto entrare. Benedetto XVI è un martire, perché in un tempo di relativismo totale, di impero massonico, di strategia satanica per distruggere la Chiesa, Benedetto XVI ha detto no, no, no. E allora avete visto quante gliene hanno fatte. Immaginate oggi voi se Bergoglio non venisse accolto in una università. Capito? C'è un tale che si definisce ateo, che dice parolacce, che bestemmia. Va bene? E che dice che Don Minutella va perseguito penalmente perché fa vilipendio del romano pontefice Bergoglio. Capite che questi qui, quando era pontefice Benedetto, erano dei giacobini assetati del suo sangue. Oggi guai chi gli tocca Bergoglio. Vi stavo dicendo, ho visto l'immagine, veramente per me sconvolgente, ma io provo pena per loro. Non me ne importa nulla di restare solo. Lotterò fino alla fine accanto al romano pontefice. Viva il Papa! Viva Benedetto XVI, Papa regnante! Ubi Petrus ibi Ecclesia! L'altra, per quanto questi poveri, penosi sacerdoti, vescovi e cardinali cerchino in tutti i modi di salvare capre e cavoli, l'altra non è la Chiesa Cattolica. Non è la Chiesa Cattolica occupata. No, non è la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica. Questo è il punto, ma nessuno mi risponde.
Avete mai notato questo? Nessuno risponde a questo. Perché Benedetto XVI si firma P.P.? Che i sacerdoti sanno, ma arrivano al ridicolo. Per esempio Don Morselli dice a una persona, ho letto, è pubblica la cosa, quindi la posso dire, e quello gli chiede, siccome è uno di quelli che segue le mie catechesi, ma perché ha visto che i cardinali e vescovi in Germania, a Berlino mi pare, non gli hanno stretto la mano? Risposta di Don Morselli, e sfiorano il ridicolo, anzi vi si trovano proprio, io regalerei loro il tapiro d'oro, farei come Staffelli, capito? Andrei in giro a regalare a nome di Benedetto XVI il tapiro d'oro. Risposta di Don Morselli, perché annaccare la gritta, si dice dalle mie parti, cioè a tutti i costi, e Benedetto XVI resta solo, ma non è solo. Il Signore ha suscitato Don Minutella e con lui tutti quelli che dicono a Bergoglio no, non sei il Papa, pazienza se poi le pigliamo, non sei il Papa, pazienza se ci citi nei tribunali, perché c'ha un potere il Papa, come lo chiamano Francesco, il Papa dei poveri, che è impressionante, guai a smentirlo, guai a contestarlo. Benedetto XVI è stato ingiustamente accusato il fratello di pedofilia e si è scoperto che era una manovra. Benedetto XVI non l'hanno fatto entrare in università. Vi immaginate voi se a Bergoglio venisse impedito? Perché non va all'università di Buenos Aires il cardinale Jorge Mario Bergoglio? Perché non va in Argentina il cardinale Jorge Mario Bergoglio? È venuto in Italia a spadroneggiare con un pontificato che è falso perché è invalido. E noi stiamo con Benedetto XVI, di dirlo, l'immagine è la quintessenza, per cui ho capito, fioli cari, che Benedetto XVI è stato lasciato solo non solo dai bergogliani, non solo dai cattoprogressisti entusiasti del Concilio Vaticano II, questa è ancora la premessa, ma è stato lasciato solo anche perché c'è un asse trasversale massonico, diciamo occulto, massonico, con la tradizione. E infatti Bergoglio certe realtà non le tocca. Per esempio, Bergoglio si è accanito coi francescani dell'Immacolata, no? E con a me il Signore dice, perché io dico al Signore, ma dovrò dire proprio così, parla chiaro e non temere nulla. Allora io obbedisco al Signore. Avete voi notato? Forse è solo i francescani dell'Immacolata che celebravano il rito antico? O forse solo Famiglia Cristi? E come mai Grigigliano non viene toccata? Il seminario di Cristo Sommo Sacerdote, come caspita si chiama, non me lo ricordo, non vengono toccati. Questi sanno italare, celebrano il latino, non riconoscono il Concilio Vaticano II, però attenzione alla loro ipocrisia. Hanno fatto la processione dell'Immacolata, potete vedere su internet, con tanto di vescovi, con la benedizione del Cardinale Burke. Che cosa volete aspettarvi da questi? E il sacerdote o il vescovo che presiedeva la processione dell'Immacolata a Roma conclude così: preghiamo per il carissimo Papa Francesco e per le sue intenzioni. Ipocriti, ipocriti! Se fosse per voi la Chiesa sarebbe già stata distrutta. Sanno come stanno le cose, soprattutto i tradizionalisti. La capite quanto sono ipocrisi? Farisei, farisei, serpi, sono delle serpi. Cosa fanno? Mi costa a me, perché io ho frequentato gli ambienti tradizionalisti, ma dico a Papa Benedetto, che non ha speso una parola contro il sottoscritto, perché alla fin fine stringi, ci si sarebbe, ma i nemici lo sanno, ma non lo dicono mai, ci si sarebbe dovuto aspettare che, siccome il cavallo di battaglia di questo, continuo con un po' di aneddoti simpatici, di questo orrendo bestemmiatore, di questo squilibrato aggressivo, che può essere seguito solo da persone psicologicamente fragili e turbate, da lui trasformate in aggressivi seminatori di odio, fanatico, questo Minutella, devastatore letterale della psicologia dei deboli, e così via, ha una sola affermazione su tutte, non ce ne sono altre, una su tutte: io mi sto sgolando da 6 anni e non è un caso che i media non mi danno spazio se non per ridicolizzarmi, fino a prova contraria. Io mi sto sgolando per dire che il Papa è Benedetto XVI, ma non è che lo dico in forza delle locuzioni. Lo dico sulla base di prove, che adesso non è il tema di questa sera, che voi conoscete bene, perché è da 6 anni che mi sgolo.
Nessuno smentisce questo. Cosa fanno? Si mettono lì a pregare per Papa Benedetto XVI e poi dopo che cosa fanno? Capito? Fanno così. A cena costa a me questo, eh? Ironizzano su Bergoglio, pregano che muoia subito, lo definiscono la peggior peste della Chiesa. E poi dopo, in processione, ipocritamente, non c'è lo Spirito Santo su questi uomini di Dio. Non fidatevi, piccolo resto, di nessuno di questa gente, né dei progressisti preti alla donna, mazzi, in jeans e maglietta, né di questi preti coi colletti bianchi alti 5 metri, che fan finta di essere della tradizione, hanno voltato le spalle a Benedetto XVI pur sapendo che è il Papa, in primis il Cardinale Burke, e non aggiungo altro, ancora non è il momento su questo aspetto qui. Quindi noi non siamo una setta, come ci dicono, non siamo fanatici, ma dobbiamo accettare che ce lo dicano, perché il Signore ci chiede di condividere la Via Crucis di Papa Benedetto XVI. Tutto qui è, no? Non so se siete d'accordo. Poi lasciamo stare gli altri dettagli che aggiungo. Io sono molto bravo a parlare, a predicare, lo so, dove mi metto riesco, grazie a Dio. Se devo, adesso vorrei iniziare le catechesi sui Vangeli dell'infanzia, poniamo, no, come l'anno scorso, il prologo di Giovanni, l'Apocalisse, tutto posso, il catechismo di San Pio X. Ma Don Minutella è noto in Italia dai poteri forti, occulti, che hanno dato il diktat, non invitatelo mai in una... Perché scusate, non è mai successo che un prete che faccia ad ogni catechesi, anzi io sto adesso un po' riducendo col dispiacere degli ultras, ma ogni sera 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 visualizzazioni tra la sera e l'indomani, non è mai successo che né la RAI, né Mediaset, né canali privati, né i giornali, né i quotidiani, nessuno si interessi. Capito? È abbastanza strano o no? È abbastanza strano. Come mai? Don Minutella non esiste. Non esiste neanche, ora capisco perché, per rotocalchi cattolici, network detti cattolici come la Nuova Bussola Quotidiana, che sono ipocriti, hanno il veleno farisaico, attaccano a destra e a manca, ma viva Papa Francesco, e tenetevelo allora, ma non è che io me lo invento, non è che io sono fra Pappina che va a Piazza San Pietro e dico il Papa è benedetto, io porto ragioni, mi spieghino perché si firma P.P., perché non è tornato cardinale, perché San Celestino V, Pietro del Morrone, se n'è andato sui monti dell'Abruzzo e ha lasciato Roma, perché Ratzinger non se n'è andato in Germania, perché si firma P.P., perché continua a essere chiamato Benedetto XVI, capite? Perché il cardinale Dannels, uno dei delfini di Bergoglio della mafia di San Gallo, ha detto che non è il Papa, ma che è stato eletto dalla mafia di San Gallo? E la Santa Sede doveva smentirlo! Non è un chierichetto! Ma siccome Don Minutella dice la verità, e la verità comporta quello che ha vissuto Benedetto, nessuno si vuole esporre. E faranno la fine dell'insignificanza. Magari fossi freddo, dice il Curios. Magari fossi caldo. Non sei né freddo né caldo, ti vomito. Capite? È Don Minutella pazzo, è Don Minutella matto, è Don Minutella da isolare. Isoliamolo, scomunichiamolo, condanniamolo, perseguitiamolo. Eccolo, tutto quello che scrivono. E ho capito che sono tutti occultamente alleati. E Benedetto XVI è lasciato solo. Quante ne ha passate quel santo Cristo di Benedetto XVI? Quante? In 10 anni di pontificato gliene hanno fatte vedere di cotte, di crude. Io qui ho un elenco. 12 settembre 2006, tiene la Lectio Magistralis a Regensburg, Ratisbona, in Germania, su fede, ragione, università, violente reazioni nel mondo islamico. Erano fomentate. Vedete voi se c'è mai da nessuna parte una reazione pubblica a Bergoglio, apriti cielo, tutti in carcere finiscono. Perché il potere, sembrerebbe, io voglio sperare che non sia così, che il potere civile è alleato, si è tornati proprio loro che auspicano una chiesa povera, una chiesa libera, hanno alleanze impensabili. Si rischia il carcere oggi, quando ieri la Repubblica titolava l'elezione di Benedetto XVI il pastore tedesco, giocando, come potete capire, sulla razza canina.
E giù lì a dirgliene di cotte e di crude. Nazi Ratzinger, e poi a scavare i poteri forti nella sua vita. Per fortuna quello è un uomo santo, e cioè io trovo un'affinità personale con Benedetto XVI, che è quello che mi garantisce. Non ha mai detto una parola contro, che è abbastanza significativo, perché tutti in Vaticano sanno che Don Minutella fa numeri, che è quello che dà fastidio. Poi Don Silvano Corsi, che è venuto qui, che ha fatto finta di credere all'opera, appena ha capito che c'era da esporsi, ha fatto la scelta che fanno tutti i preti. Chiaro che poi Don Minutella, lui può scrivere, ha creato dei non cristiani, dei non cattolici. Ora, figlioli cari, aggiungo, e quindi gli hanno proteste di piazza, vi ricordate? Contro Benedetto XVI, assalti, incendi alle nunziature apostoliche, diversi luoghi di culto cristiani date in fiamme, perché Benedetto XVI si era espresso su una verità di fatto. Ancora continuiamo, solo alcuni accenni alla interminabile Via Crucis del Papa Martire. 20 novembre 2007, questo entra nella vergogna di uno Stato detto laico come quello italiano. Il 20 novembre 2007 il rettore dell'Università La Sapienza, io so cosa rischio quando dico queste cose, perché è mettere il dito nella piaga, ma cosa volete, che quei preti che vanno, quei pretini che vanno a fare la processione della Madonna e pregano per le intenzioni di Papa Francesco meritano la benedizione del Signore o lo sguardo della Madonna? Sì, la Madonna li guarda, ma prova pena per loro. Perché dovevamo unirci e compattarci nella tradizione per stare, ma è troppo difficile. Benedetto XVI ha esagerato. A me è stato detto da un cardinale: non ha saputo gestire. Ah, ecco. Perché per gestire bisogna fare quello che stanno facendo loro ora, che si seggono a tavolino per tramare contro oggi, e lo stanno abbandonando tutti a Benedetto XVI. Come ho titolato nella catechesi stasera, l'odio e l'indifferenza per Papa Benedetto, che se fosse vero, come è vero che è il Papa regnante, voi vi rendete conto che situazione sta vivendo la Chiesa Cattolica. Fin oggi un ulteriore tradimento, povero santuomo, come quell'uomo regga lì, dovete chiedervelo nello stesso modo con cui dovete chiedervi come reggo io. È il Signore che permette questo. Oggi il cardinale Scola, sulla stampa, uno dei ratzingeriani di ferro, dice: basta critiche e accusa al Papa. Sono tutti lì pronti ad abbandonarlo Benedetto. Non conviene stare con Benedetto XVI. Io c'ho due scomuniche. Padre Dornelles in Brasile c'ha una scomunica, in Polonia un paio di preti sono scomuniti. Guai a mettersi contro l'umile, povero, santo Papa Francesco, guai, il misericordioso ti fulmina. Io non ho dubbi che le due scomuniche contro di me le ha volute lui. Quando io non mi sono piegato e guardandolo in faccia in quella storica trasmissione ho detto: addio falsa chiesa, prostituta indegna venduta alle multinazionali del potere mondiale, non sei più la Chiesa Cattolica, essa rimane con Papa Benedetto XVI. Allora, il rettore dell'Università La Sapienza di Roma invita, questo entra come vergogna nella storia laica d'Italia, invita Benedetto XVI per inaugurare l'anno accademico il 17 gennaio 2008, dopo le proteste degli studenti e dei docenti, gli stessi che oggi si inchinano come i peggiori papolatri che si siano mai visti a Bergoglio, hanno giurato che bisognava declinare l'invito, e Benedetto XVI è stato costretto, vergogna per l'Italia, a non mettere piede. Perché? Perché l'hanno temuto, uomo di pensiero, che ha denunciato, il suo torto è stato di denunciare la dittatura del relativismo, no? L'Unione Europea gli ha intentato un processo giudiziario, sapete quello? Perché sull'aereo che lo portava in Africa, non mi ricordo quando, lui ha detto che gli hanno chiesto del preservativo, e Benedetto XVI ha detto: il preservativo, cioè che siano 600, è un segno del Signore, perché tutti devono ascoltare. I poteri forti mi occultano, 605 persone stanno seguendo la verità. Io sapevo questo, mi credete, almeno voi che siete qui, se non mi considerate un esaltato. Io sapevo che stasera il Signore avrebbe mandato tanta gente ad ascoltare, perché bisogna che si sappia la verità. Ha detto: ma il preservativo non è l'unico mezzo, ci vuole una castità.
La Corte dei diritti, non mi ricordo come si chiama, di Strasburgo, ha avviato un processo penale nei confronti di Joseph Ratzinger, ancora papa, perché impedisce la protezione dall'AIDS, ma Benedetto XVI voleva spiegare proprio che non è l'uso del preservativo che risolve. È una interminabile, interminabile via crucis. Il 2010 è stato l'anno sacerdotale. Benedetto XVI ha indetto quest'anno meraviglioso. Proprio durante quell'anno è stata avviata una campagna diffamatoria verso il fratello di Papa Benedetto XVI. Notate, gli stessi giornali quotidiani, riviste, rotocalchi che oggi tacciono sulle amicizie occulte di Bergoglio con un paio di vescovi pedofili che a tutti i costi lui ha voluto proteggere, soprattutto Vale, così se mi ammazzano, figlioli cari, potranno dire. Però questo diceva la verità, perché contra factum non valet argumentum, no? E il cardinale Collins, che si portava ogni sera un seminarista a letto, va bene? E Bergoglio l'ha protetto. Avete visto voi forse approfondimenti nei rotocalchi in TV? Perché i poteri forti detengono i mass media, capito? È impensabile che Don Minutella, così seguito a livello nazionale, debba solo essere noto per come le piglia, va bene? Sulle occulte amicizie di Bergoglio con o il cardinale O'Donnell, come si chiama? McCarrick, e poi anche su questo Gianchetta argentino, notate, a parte qualche notizia che trapela nei telegiornali, figurarsi se ne parlano. Vi ricordate che cosa è successo quando hanno fatto la notizia scoop che il fratello di Papa Benedetto era stato coinvolto in fenomeni di pedofilia? I telegiornali. Vi ricordate o no? Canale 5, Rai 1, tutte le televisioni internazionali addosso a Benedetto. Poi si è scoperto che era tutta una bufala, perché è vero che c'era uno dei maestri del coro di Regensburg, che era, Regensburg credo che sia, che era pedofilo, ma che cosa c'entra il fratello, che pure era direttore del coro se non lo sapeva? Ma il 20 marzo, scusate, nei primi mesi del 2012, poi abbiamo un anno prima della necessarie dimissioni, la sistematica fuga di documenti riservati. Questo non era mai accaduto. Lo hanno assediato e lo hanno lasciato tutti soli, farabutti. Benedetto XVI è solo. Lo hanno lasciato solo. Gli hanno fugato i documenti riservati. Scoppia il caso famoso VatiLeaks, vi ricordate? E Paolo Gabriele, il maggiordomo, trafuga i suoi pe documenti personali. E poi deve venire Don Morselli, non l'avevo detto poco fa, che ha una signora delle nostre che chiede: ma come mai non gli hanno stretto la mano? Don Minutella ha mostrato queste risposte. Erano vescovi al seguito del Papa nell'aereo. E questo Don Morselli è poco onesto in questo, poco onesto, perché dovrebbe sapere che anche quelli che sono al seguito, il Papa nuovamente stringe loro la mano quando c'è il saluto di tutto il corteo, capite? A parte il fatto che in realtà, e posso dimostrarlo, non erano al seguito di Papa Benedetto quelli. Allora è veramente che c'è un'alleanza trasversale. Allora questa è la piovra. Allora questo è peggio della mafia, quello che c'è in Vaticano. Allora la mafia è in Vaticano, la massoneria è in Vaticano, Satana è in Vaticano, Bergoglio li governa e Benedetto XVI è il papa delle profezie di Fatima. Perché non è vero che quei vescovi erano al seguito e Don Morselli lo sa. Allora la smettano di fare i santi, i pii e i devoti. Sono alleati anche loro trasversalmente. E questo rompiscatole di Don Minutella, che è l'unico in Italia che dice il Papa è Benedetto XVI, e ve lo dimostro. E Bergoglio non è il Papa e lo dimostro, deve essere fatto fuori. Come lo possiamo fare fuori? Ha un seguito. Facciamolo fuori prima di tutto togliendogli il consenso. Ci riescono? Ogni manovra che fanno non fanno che aumentare la notorietà, e questo li fa. Ecco perché il cardinale Burke ha avuto la indegna, antievangelica
audacia di chiamarmi 28 marzo dell'anno presente per dirmi. Io pensavo mi incoraggiasse, mi sostenesse. Non fidatevi di questa gente qui. Questi sono alleati. Questi fanno parte del progetto. Altro che P2. E mi dice, lei deve andare a inginocchiarsi dal suo vescovo. Ma io dico, ma dove era lì la dignità, dov'era? Cristiana, umana. E chiedere perdono a Papa Francesco. Pensava forse che io avrei fatto quello. È che rompiscatole e poi Monsignor Bux, e poi non parlo di certe figure maschili e femminili nel centro e nord Italia che nell'anno scorso, dopo che io dovevo essere eliminato, hanno fatto una campagna telefonica come quella dei testimoni di Geova che vanno casa per casa a scovare i seguaci malati di mente di Don Minutella per tirarglieli via. Capito che cosa stiamo vivendo? E scoppia quindi quel caso lì. E ancora, vabbè, lasciamo stare gli altri dettagli. Dunque, una via crucis. Ora, tutto questo io l'ho, diciamo, messo come introduzione questa prima mezz'ora nel titolo della mia catechesi, l'odio e l'indifferenza per Papa Benedetto XVI, il Papa è solo. E se veramente è il Papa regnante, voi potete capire che situazione stiamo vivendo nella Chiesa. Quando era Papa lui, lo mandavano tutti a quel paese. Le televisioni non ne parlavano mai. Viaggi storici come quello in Australia, un'opera preziosa di Benedetto XVI per avviare una campagna di pulizia da parte dei vescovi carrieristi, come anche della pedofilia, mai nessuna notizia. Oggi non passa giorno. Contra factum non valet argumentum. Siccome nessuno ha il coraggio di dirle queste cose, ma sono tutti ipocritamente sudditi di Papa Francesco con il pretesto dell'obbedienza, ma Dio chiederà lo conto, perché San Tommaso d'Aquino ha insegnato che l'obbedienza è virtù subordinata alla giustizia e all'amore, alla carità. Se non c'è carità e se non c'è giustizia, non è obbedienza. Questo padre Francesco Marino, che mi ha umiliato come lui pensa per via virtuale, deve saperlo. Che poi se attacco io, diciamo così, allora io sono Satana. Lo fanno loro, sono i liberatori della patria. Non si capisce perché, capito? E poi siccome gli argomenti non ce li hanno, attenti bene, vanno sulle intenzioni. Ho saputo oggi di una persona che ha scritto così, vediamo se lo trovo subito, che io faccio terrorismo psicologico, guardatevi da questo sacerdote, più o meno queste le parole, le prendo io perché devo sintetizzare e introdurre la seconda parte, guardatevi da questo sacerdote, stanno parlando di me, ma adesso non fanno più il nome perché io ho finalmente detto che dovevano essere adesso più dignitosi, e guardatevi da questo sacerdote che vuole portare lontano la Chiesa perché odia la Chiesa. Allora, attenti bene alle questioni noetiche, di contenuto. C'è un contenuto nelle cose che vengono dette? No, è soltanto un mettere in guardia perché io odio la Chiesa, quindi giudicando la mia intenzione. Ora, andiamo a questo punto alla seconda parte, la questione della sostituzione della rugiada con lo Spirito Santo e l'omertà condivisa. Come io avevo previsto nell'ultima catechesi, avete potuto verificarlo tutti voi, da chi è stato annunciato per l'anno prossimo a gennaio, non so quando, che verrà sostituito nel messale in lingua italiana della CEI l'invocazione dello Spirito Santo con l'effusione della rugiada dello Spirito, come avevo previsto ci sono stati i pompieri, no? I vigili del fuoco, che però sono ridicoli. Sono ridicoli perché? Perché provano a dimostrare, e questo è vero, ma questo va a loro svantaggio, e ora vi spiegherò piano piano, che questa espressione, rore santifica, è già presente nella preghiera eucaristica seconda. Preghiera eucaristica seconda. Fino al 1965 esisteva una sola preghiera eucaristica, che si chiama? Canone. Giusto? Il più antico, quello che è tu sordo, viviamo ogni giorno. Con la riforma conciliare, no? Filo protestante, filo massonica, che attua gli inizi del terzo segreto di Fatima, vengono in preghiere eucaristiche. Queste 7-8 preghiere eucaristiche, quelle che sono la seconda, la terza e la quarta,
E poi ci sono quelle della riconciliazione, eccetera, eccetera. La preghiera eucaristica seconda riporta nell'edizio tipica, se non capite ditemelo, l'edizio tipica è quella in latino, il messale del 67, quello che è, in latino, e poi viene tradotto nelle varie lingue, riporta l'espressione errore santifica. Ve la leggo così: ec ergo dona quesumus spiritus tui rore santifica, cioè il tuo spirito con la rugiada del tuo spirito santifica questi doni. E allora Don Morselli, e non solo, anche Marco Tosatti, eccetera, a mio avviso si assumono davanti a Dio la responsabilità, loro che si fanno paladini della difesa cattolica, ma io sono solitario, quindi non peli sulla lingua, e vi dico subito che, attenti bene, che questa preghiera eucaristica seconda che Don Morselli avoca per dimostrare che è un non problema, visto che ora in italiano viene tradotto, innanzitutto in italiano è stato tradotto santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito. C'è un riferimento alla rugiada nella lingua italiana? No, non c'è. Di chi si parla? Dello spirito. Quindi la rugiada è presente nel testo latino, cioè nell'edizio tipica, ma non è presente invece nella traduzione in lingua italiana. Lasciamo stare le altre traduzioni, se no qui non ce ne andiamo più e non vi voglio appesantire. Vorrei però che mi seguiste. Dunque, questa preghiera eucaristica da dove viene? Chi l'ha cacciata fuori? Il liturgista, mi sfugge in questo momento il nome, mannaggia, non mi viene... No, il liturgista francese, non mi viene il nome, ha scritto, dopo che è stata scritta questa preghiera eucaristica seconda, redatta da Bugnini, che poi fu mandato dallo stesso Paolo VI in Iran ed è morto in circostanze poco chiare, perché è sicuramente iscritto alla loggia massonica rivelata dalla P2, e Bugnini ha scritto questa preghiera, riprendendola, è vero questo, da una preghiera del III secolo d.C. ad opera di un tale Ippolito di Roma, ha scritto questa preghiera in 448. Si dice che l'abbia scritta seduta al tavolo di un bar tra un caffè e una cioccolata. E Bouyer dice, dobbiamo forse un attimino fermarci, questo è il liturgista, Louis Bouyer, dice, faceva parte della commissione liturgica, dobbiamo fermarci. Perché mi sembra, diceva Louis Bouyer, che poi è stato estromesso, perché qui funziona che siccome non è più la Chiesa Cattolica, ma è il regime di potere, che se te non la pensi e non ti omologhi, ecco i poveri perseguitati stanno zitti, questa non è virtù. Ecco i seminaristi e i preti di Gricignano protetti dal Cardinale Burke che pregano per le intenzioni di Papa Francesco, perché si sottomettono. Altrimenti sanno che fanno la fine di tutti gli altri, dal misericordioso Papa Francesco. E Bouyer dice questa preghiera eucaristica, dove si trova il discorso della rugiada, è stata scritta, ripresa da Ippolito del III secolo e riscritta nei confronti con me. Disonestamente il Don Arie ha scritto e scrive che io mi sono rifiutato di colloquiare con i sacerdoti. Questa cosa è un'affermazione disonesta di cui lui renderà conto a Dio, perché non è vera. Io tante volte ho chiesto un confronto, nessuno mai mi ha concesso questo. Una volta che Don Morselli si era reso disponibile, io sono partito, ero nei pressi di Bologna perché c'è stato l'intermediario, e l'intermediario, mortificato, mi ha detto: guardi, non ne vuol sentire storie, non la vuole incontrare. E io non l'ho potuto, mi ha detto: ma gli dica almeno che lo voglio salutare, così ci dice. No, neanche quello vuol fare. Se io aggiungo qualcosa renderò conto a Dio, Allora, mi spieghino. Allora io dico, adesso nella traduzione italiana a tutti i costi deve entrare la parola rugiada. Vorrei chiedere a Marco Tosatti, perché sono certo che mi segue o comunque lo viene a sapere, perché io sono matto per tutti, però poi verificano cosa dico. Vorrei sapere a Marco Tosatti, da Don Morselli e da altri e altre che dicono che io dico queste cose per odio, in odio alla Chiesa, che lo faccio per rendere, come scrive vergognosamente Don Silvano Corsi, dei non cristiani, dei non cattolici, ricorda al Don Silvano Corsi, e non facciano finta che è una roba irrisoria,
Lo sanno molto bene cosa voglio dire io. E Don Silvano scrive che ho creato dei non cattolici. Bene, questo dimostra che questi sono i primi che hanno abbandonato Papa Benedetto XVI e ora ve lo dimostro. Io sto dimostrando con dati alla mano che c'è l'affermazione, grazie a Dio. A noi questa cosa non ci interessa più di tanto, è per far riflettere Iuna Cum, ma figurarsi con queste figure pastorali qui, buonanotte ai suonatori. E ho dimostrato con prove alla mano che se c'è il principio personale, no? Perché lo Spirito Santo è terza, è ipostasis, è terza persona della Trinità. Ho chiesto e chiedo a questi tali Morselli, Marco Tosatti e altri, vorrei sapere, vi siete posti la domanda sul perché il cambiamento? No, è una domanda seria. E se loro provano a dire che il sottoscritto, quando mette in guardia dal fatto che la messa ritorna a essere ancora di più invalida, perché si invoca la rugiada dello spirito, non è che cambia. Perché invocare la rugiada dello spirito se c'è già l'invocazione allo Spirito Santo? E poi lo Spirito Santo non manda la rugiada, lo Spirito Santo viene lui a cambiare il pane e il vino. Ma com'è possibile che i preti non vengano fuori? Io non amo la Chiesa, io lo faccio per portare via la gente dalla Chiesa. E allora l'accusa infamante che fanno a me la rivolgono senza accorgersene neanche a Benedetto XVI. Perché io ho detto più volte che già un primo vistoso, clamoroso cambiamento della messa è avvenuto negli anni passati, quando il Promultis et fundetur dell'editio tipica latina è stato tradotto con versato per tutti. Benedetto XVI, così li metto a tacere questi qui, non fidatevi di questi pompieri, non seguiteli perché vi portano lontano dalla fede, vi portano in una fede che non è più quella cattolica. Ho qui con me un testo di questo liturgista progressista Francesco Pieri Modenese dal titolo Sangue versato per chi? Il dibattito sul promultis. E lui riporta, e naturalmente si schiera con la validità del cambiamento, con la scusa, col pretesto che sapete, no? Tutto deve cambiare. Padre nostro, non ci abbandonare nella tentazione. Il gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà diventa agli uomini che Dio ama. Ma allora, scusa, non c'è più differenza, perché Dio ama tutti gli uomini. È sempre il misericordismo versato per tutti, così tutti sono salvi. Benedetto XVI, per chi non lo sapesse, ha fatto, come io adesso sto facendo per la rugiada, quello che io sto facendo per la rugiada, cioè di mettere in guardia. Benedetto XVI l'ha fatto a riguardo del promultis. Mi state seguendo? O comincio a essere pesante? Sto finendo, sto finendo. Vorrei che mi seguiste con un po' di pazienza ancora per qualche minuto. Lui da Papa ha ottenuto dei risultati, ve lo dico subito, perché ha scritto, ora ve lo dico, un documento in tedesco, ma lui è furbo, no? Non l'ha scritto in latino, capito? L'ha scritto in tedesco, in Ihrem Besuch, questo testo del 2007, mi pare, in pieno governo di Benedetto XVI. Invita le conferenze episcopali nazionali che avevano tradotto in tutte le lingue, le più importanti, diciamo, inglese, spagnolo, sono le più parlate, no? Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, poniamo queste cinque lingue, va bene? Che sono le più importanti, inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano, tutti i messali tradotti nelle lingue nazionali avevano tradotto per tutti. Capito? Per farla sintetica, Benedetto XVI scrive questo testo in Ihrem Besuch, in cui con accorata preoccupazione dimostra che c'è il rischio di una traduzione, lui non lo dice chiaramente, che renda invalida la messa, lo lascia intendere, che creerà, dice lui, che crea dei problemi. Ma sapete che lui ha uno stile un po' meno mediterraneo del mio. Cosa è successo concretamente? Le conferenze episcopali inglese, spagnola e francese hanno subito cambiato, accogliendo lo studio di questo documento di Benedetto XVI, in cui dimostra che il per tutti è infedele rispetto al canone della messa, al canon missa che dice promultis, cioè per molti. La conferenza episcopale, udite bene, tedesca, e non ci si stupisce, è italiana, non l'hanno cambiato. Avete capito?
Benedetto XVI è stato molto chiaro nel suo scrivere, è stato molto chiaro perché dice così, guardate, dal momento che devo recitare le preghiere liturgiche continuamente in lingue diverse nei viaggi apostolici, no? Benedetto XVI è andato in giro per il mondo, pochi lo sanno perché ha ignorato, andava in giro per il mondo e quindi doveva celebrare la messa una volta in inglese, una volta in francese, una volta in tedesco, dice: noto che talora tra le diverse traduzioni non è possibile trovare quasi niente in comune e che il testo unico che ne è alla base spesso è riconoscibile. Qual è il testo unico? Quello latino, l'edizione tipica, è riconoscibile soltanto da lontano. Vi sono delle banalizzazioni che rappresentano delle vere perdite. Questo è Benedetto XVI. Apriti cielo, il fuoco amico e nemico anche qui si è dato da fare per distruggere questo progetto di Benedetto XVI di rivedere. Quindi, quando Don Morselli, inspiegabilmente, visto che è amante della tradizione, pone la preghiera eucaristica seconda con orrore santifica come se fosse il modello da imitare, sta andando contro lo stile di Benedetto XVI. Dico di più: siccome un paio di persone, donne o uomini, hanno scritto, guardatevi, adesso non citano più nominalmente, guardatevi da questo prezzo della la Chiesa. Primo, rendono conto a Dio perché l'intenzione la conosce solo Dio. Secondo, e senza volerlo, oltraggiano, mi state seguendo? E offendono chi? Papa Benedetto, perché come io ho fatto questo per la rugiada, Benedetto XVI ha fatto questo per il molti e per il tutti. Mi sono spiegato finora? Bene, aggiungo un ultimo dettaglio, per questa sera può bastare così perché non vi voglio appesantire, ma io soltanto ho gettato dei flash, perché tutto questo meriterebbe uno studio che io porto avanti. Questo della rugiada è un chiaro, palese tentativo di introdurre da parte dei poteri massonici la confusione. Perché se io invoco lo Spirito Santo, no? Ora manda, Padre, il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo. Per quale mai ragione pastorale, teologica, liturgica e così via, devo tornare a effondi la rugiada del tuo spirito? Allora non è più lo spirito che viene effuso, è la rugiada dello spirito, ma cambia tutto. O mi sbaglio? Quindi c'è il riferimento allo spirito, ma come genitivo. Capito? Non è più il protagonista del cambiamento. Lui dona la rugiada. E chi è sta rugiada? Scusate, è lo Spirito Santo che cambia il pane e il vino, no? Ma sono ammattiti questi qui. Non parlo degli amici massoni. E dico amici apposta. Parlo di questi bacchettoni tradizionalisti che stanno facendo loro il vero danno alla Chiesa. Loro! Ma dico, ma sono ammattiti! Cambia tutto! Manda ora, Padre, il tuo spirito a santificare i doni che ti offre. Per quale mai ragione devo invocare la rugiada? Dice, ma è lo Spirito Santo che manda la rugiada. Ma non è la rugiada che cambia il pane e il vino, Dio mio! È lo Spirito Santo che trasforma. San Tommaso d'Aquino parla di conversio. Cioè, lo Spirito Santo è l'agens principalis, la rugiada no, non è la rugiada l'agens principalis, è lo Spirito Santo. Per questo dico, ho detto agli amici massoni, perché senza volerlo quelli li stanno facendo di tutto per far capire a tutti che ho ragione io. Per questo ho detto amici, la rugiada non è agens principalis. Dice, ma nella Bibbia si parla della rugiada. E beh, e che facciamo allora? Usiamo tutte le... Perché tornare alla metafora se c'è il principio ipostatico? Capito? Se c'è il principio ipostatico personale, che è lo Spirito Santo, perché ritornare alla rugiada? È chiaramente un tentativo di creare confusione. Ma questo è lo stile proprio del modernismo, del neomodernismo. Gettarli dentro le novità e poi lasciare credere che siano normali. No, non può essere normale che si passi da ora Padre banda il tuo spirito a ora e fondi, Signore, non più Padre, la rugiada del tuo spirito. È lo Spirito Santo che scende o è la rugiada? E lì è una domanda seria.
se è la rugiada, siccome questi assolutizzano le parole, anche quest'ultima cosa vorrei dire, Don Morselli e tutti loro, questi del Luna Cube, che mi vengono addosso, io sono dunque. Devo stare mi devo mettere col capo cosparso di cenere, sono come il serpente, insomma, ce n'è di tutti i tipi. Insistono che le parole della consacrazione fanno messa. Allora, io ho scritto nel post ieri: scusate, questi sono più luterani di Lutero. Perché anche Lutero diceva: siccome forse loro l'hanno sottovalutato questo. Questi del Luna Cum, non parlo della povera gente che ha purtroppo queste guide cieche, parlo di queste guide cieche, che pur di venirmi addosso le provano tutte. Allora io li smantello. Sul piano teologico non sto dicendo che sono delle serpi, a loro direttamente. Non sto dicendo che sono dei diavoli. Non sto dicendo che devono essere presi per il culo. Non le ho dette queste cose perché ho uno stile rispettoso. Vado sui contenuti. Allora, attenti bene, loro dicono sono le parole della consacrazione che fanno la transustanziazione. Tutto il resto a un certo punto non ha neppure la menzione del Papa, che pure Giovanni Paolo II nell'enciclica Ecclesia de Eucharistia al numero 83 dice la menzione del Romano Pontefice rende valida la messa perché è in comunione col Papa che si celebra l'Eucaristia in tutto il mondo. No, questo hanno deciso, come Lutero, questi dell'Una Cum sono luterani. Sono cum luterani, perché non è più niente importante. Manco l'epiclesi! Che cos'è l'epiclesi? Faccio come Salvini quando viene intervistato e poi dice per farmi capire dalla gente, no? Questo i poteri forti non lo sopportano. Per questo gli hanno creato un contromovimento che è tutto organizzato, è tutto pensato e studiato delle sardine. No, per far credere che c'ha un popolo contro, perché finora il popolo era tutto con lui, ma rimane con lui. Allora. Che cos'è l'epiclesi? Viene dal greco epi, scendere, cleo, chiamare, scendere sopra, chiamare sopra, invocare sopra. Su che cosa sopra? Sul pane e sul vino. Non è più importante l'epiclesi. Questi pur di non arrendersi all'evidenza che con la stagione bergogliana la massoneria sta distruggendo tutto, si arroccano sul neoluteranesimo. Sono tradizionalisti in talare coi colletti alti 7 centimetri che non si possono muovere sono luterani perché dicono ha fatto quello che ha fatto Lutero quando ha voluto cambiare la messa. Ha cambiato sì o no? Sì, tutto? Quasi tutto, tranne che cosa? Le parole. Perché diceva l'importante è che non tocchiamo le parole della consacrazione. Poi ha cambiato tutto. Questi dell'Una Cum hanno sposato e stanno sposando la stessa metodica. Perché per loro a un certo punto la menzione del Papa, io mi sto ammazzando la vita dicendo: ma con chi caspita celebrate se non è il Papa? E pensate che lo Spirito Santo può scendere. Ma ora non c'è più neanche il problema perché è la rugiada che scende, non lo Spirito Santo. Quindi chi che sia, picco con Papa, picco pallino, uno celebra con quello, uno celebra con quella. Preti che fanno la messa pubblica con Francesco e poi in cappella privata la domenica pomeriggio con i più stretti. Gli eletti la messa in unione con Papa Benedetto, magari in latino. È così che cosa? Questa è testimonianza di fede? Allora, l'epiclesi non è più importante. Il canone della messa non è più importante. Allora io dico a Don Morselli, a Monsignor Bux, al Cardinale Burke, a questi epigoni che mi dicono che sono io che distruggo la Chiesa, pensate un po', ma io so perché dicono questo, perché sto rompendo le scatole. Perché il loro progetto è riconoscere Bergoglio come Papa. Benedetto XVI è un rimbambito che non merita nessuna memoria storica, non solo dei progressisti, ma anche da parte loro. E hanno fatto i conti senza l'oste, però. Allora io dico: mettetevi insieme e scrivete una nuova messa anche voi. E siccome la gente ha fretta ormai, metteteci solo le parole della consacrazione. Tanto per voi la messa è valida. Se ci sono le parole, se non vengono cambiate le parole della cosa. Manco l'epiclesi dovete fare. L'invocazione dello Spirito Santo non è necessaria. Un laico, perché sono tutti teologi ormai, una laica, sono tutte teologhe. Ha scritto l'epiclesi non è importante. Annaspano, capite cosa significa? Annaspano. Camminano a tentoni perché sanno che Don Minutella quando fa la catechesi dice il vero e la gente lo avverte, altrimenti non ci sarebbero 600 persone in diretta, che è da un'ora che parlo.
La gente lo sente che io sto dicendo cose ragionevoli e che se proprio non sono ragionevoli si discute su questo, non si viene addosso come fa Don Silvano Corsi che si permette di scrivere che io creo dei non cattolici. Allora è chiaro che c'è qualcosa che non quadra. Non fidatevi, fiori cari, non fidatevi di questa gente, perché dovrebbero andare sui contenuti, non sulle illazioni. Fanno una messa dove ci sono solo le parole della consacrazione. Ora, San Tommaso d'Aquino, nella Summa Teologiae, come ho scritto nei giorni scorsi, insegna che l'epiclesi è fondamentale per la messa. Cioè l'invocazione dello Spirito Santo, perché lo spiega, ma fanno finta di non sentire. E dicono che sono io che mi rifiuto di incontrarli. L'epiclesi è fondamentale. Perché? Lo dice San Tommaso d'Aquino. Perché è principalis agens. Allora, come dice Salvini, per farmi capire dalla gente, se io devo piantare un chiodo, no? Adesso mi giro e pianto un chiodo, questa è la mia mano, qui c'ho in mano il martello, poniamo e pianto il chiodo. Chi sta piantando il chiodo? Il martello? Lo sto piantando io, sono io la causa agente, il martello è causa strumentale, ma se io il martello non lo prendo in mano e non lo uso, il martello non si muove da solo. Quindi scadono anche nel neodonatismo, perché i donatisti, come sapete, accentuavano moltissimo e assolutizzavano la causa strumentale, al punto tale che doveva essere perfetto e santo. E invece San Tommaso d'Aquino, con grande equilibrio, dice: non importa se il sacerdote è santo o meno, perché è causa strumentale. Chi cambia il pane e il vino non è il sacerdote, come non è il martello che pianta il chiodo. Chi cambia il pane e il vino è lo Spirito Santo, e lui la causa principale. Dunque l'epiclesi è importante tanto, e lo dice anche Benedetto XVI, il Papa dimenticato, è importante quanto le parole della consacrazione, che è vero che restano il cuore del canon misse, ma non assolutizzate in se stesse. E dunque se nel canon misse si sostituisce: ora Padre manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, si sostituisce con la scusa di una perfetta aderenza al latino, ma io ho spiegato che la preghiera data dai liturgisti neoluterani, si dice: ora Signore manda la rugiada del tuo spirito. Non è più lo Spirito Santo che opera, è la rugiada. Dice: ma è inviata dallo Spirito Santo. Ho capito, ma non è lo Spirito Santo. Io voglio parlare con Michela e Michela mi manda Elvira. No, scusa Elvira, ti voglio bene, ti rispetto. No, ma padre, guarda che io vengo a nome di Michela. Ho capito, ma io devo parlare con Michela. La rugiada non è lo Spirito Santo. E così spero di aver potuto dire tutto quello che speravo di dire. Non so se ci sono riuscito. Io porterò avanti la mia battaglia. Sono solo odiato nell'indifferenza generale, ma così ho la gioia di stare dalla parte di Papa Benedetto XVI, che è stato lasciato solo, e mi stupisco che quel gran prete, uomo di Dio, che è stato padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, abbia deciso anche lui di consegnare Papa Benedetto, notate, anche per lui è scomparso, perché è scomodo, e a tutti i costi insiste nel dire Papa Francesco, condanna, come fa la Nuova Bussola Quotidiana, le cose che dice. Condanna le cose che dice, però viva Papa Francesco. Quella è la follia più totale, ma pensano che il Padre Eterno li accoglierà in cielo così? Ma speriamo, intanto noi ci stringiamo a Papa Benedetto XVI, è colui che c'è la Chiesa. Ubi Petrus, ibi Ecclesia, Benedetto XVI è lì, e noi lo pensiamo, io lo penso continuamente, dico di continuo, viva il Papa, viva il Papa. Noi non siamo una setta, come ci dicono, non siamo una setta, siamo la Chiesa Cattolica che riconosce in Benedetto XVI il Papa regnante. Su tutti voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, e avanti con Maria.